Non sono le parti, dai, veloci. Allora, numero uno, il presidente è rinviata per approfondimento. Poi, numero 2 del presidente progetto istituzionale di Buri in rete articolo 6 legge regionale 42. Poi numero 5 del presidente progetto di liquidazione delle comunità soppresse. Numero 6 un differimento dei termini per i fico del presidente. Numero 7 del vicepresidente prontuario terapeutico. Numero 8 una rescritta dell'assessore Berlangeri, voti di eccellenza di identità. Arriviata? No, l'8 sto leggendo. No, va bene. 9 rinviata. Sì. Numero 10, c'è il professore Berlangeri, legge regionale 28-2006. Prova della del progetto STL 5 Terre Riviera Spezzina. Va bene. Numero 11, assessore Boitano, quindi va bene, legge. Numero 12, assessore Buccinelli, provincia di Imperia, valutazione ambientale strategica. Numero 13, ricorsi in opposizione, assessore Buccinelli. Numero 14, assessore Buccinelli, pari regionale, conferenza di servizio, consorzio Coart, comune di Toirano. Numero 15, Gerson Rambaudi, rinviata. Rinviato, poi si poteva fare, io non so cosa vuoi, stamattina si sono visti con l'ufficio bilancio. E poi la chiede sindaci che vuole approfondire insieme al bilancio. No, vabbè, però c'è senso. Sembra cambiare due frasette. Beh, facciamo una cosa, se le modifiche sono di minima entità, sì, è approvata oggi. Convenzione? No, allora la mia sull'arso, perché la convenzione si è capito che serve per il fatto che garantisce ai giovani di. La vedete, se le modifiche sono di minima entità è approvata con strumenti formali. Possiamo provarla. Se invece sono cose sostanziali, torniamo martedì. Oggi o martedì, guardatela bene. Numero 16, assessore Rambaudi, chiude il contrassegno di codisabili europei. Numero 17, assessore Rossetti. Programmazione dei percorsi triennali istruzione e formazione professionale. Numero 18 dell'assessore Rossetti, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione. E poi numero 19 abbiamo un'integrazione ad una PDD dell'assessore Cascino. Poi le fuori sacco. Allora, del vicepresidente. Legge regionale 20 del 2006, piano annuale dell'attività di ARPA contenente il programma annuale dei controlli ambientali per l'anno 2015, blocco un ulteriore corso con prescrizione. Poi del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo, una piccola integrazione, va bene. E possiamo inserire lì quella di dimatica, perché siamo poi in grado noi, cioè dimatica dell'università comunicativa. Vicepresidente, procedure per la richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo di autorizzazione per attività di trapianto, organo tessuto donatore. Poi del vicepresidente, deliberazione 941 del 2012, integrazioni in materia di residenzialità e semi-residenzialità, più anche l'assessore Rambaudi, questa delibera, quindi integrazioni, allora, deliberazione in materia della deliberazione 862 in materia di residenzialità e semi-residenzialità sociosanitaria. Vicepresidente, sempre corso triennale di formazione specifica in medicina generale, attuazione sentenza TAR, modifica viso soprannumerare di PLGR. Vicepresidente, accreditamento istituzionale a Il Maggiorato di Santo Stefano Davide. Assessore Rossetti e assessore Boitano,
decreto 282 del settore unico dell'arte di Savona, bilancio di previsione. La di prima va bene, se non l'avevo fermata, non l'avevo visto. Capito cosa allora, va bene. Adesso l'ho fermata. Sì, provata. Abbiamo cose da presentare già le due schede giunte di oggi, no? Ok, via. E poi a disposizione, assessore Rambaudi. E disposizioni in materia di ISE. Passato che ci va bene, c'è la morte. Questa magari la registriamo un attimo, Claudio, questa dell'ISE. Prego, dai, vai. Allora, io ho fatto l'incontro con tutti i settori, facciamo questa delibera che non riguarda solo il sociale, ma riguarda tutta la regione, che praticamente prevede una fase di accompagnamento rispetto all'applicazione del nuovo ISE di 6 mesi, fino a giugno. Facciamo un campionamento, abbiamo previsto un campionamento di 100 famiglie per fare delle proiezioni, capire le differenze da ISE vecchio e nuovo, in modo da poter cambiare poi le nostre delibere, i nostri regolamenti in base ai nuovi calcoli, perché le fasce dovranno essere riadeguate. La cosa riguarda politiche sociali, sociosanitarie, riguarda il settore casa, riguarda il settore pubblica istruzione, su qualcuno abbiamo un po' più di tempo perché sono più avanti le scadenze, e riguarda anche il tema del trasporto sul biglietto, sulle agevolazioni tarifarie, perché dovrà essere applicato l'ISE, non il reddito. E quindi io cerco di lavorare anche con i vostri settori, poi ovviamente cerchiamo di ci coordiniamo e mi faccio un po' carico di coordinare questa cosa. Assessore Barbagallo, regolamento CEA, se 4, linee guida su chiusura dei programmi operativi FEP, modifica della deliberazione, approvazione di un protocollo di via tra Regione Liguria e GAP, il mare delle Alpi. Assessore Berlangeri, approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Fondazione Carige e Teatro Sociale di Camogli per secondo, la realizzazione dell'intervento. La prima secondo, però non c'è copertura. No, non è impegno, non è un impegno. Ci impegniamo senza impegno. Poi lo dico. Andare a quei 20-30, dai, qui è una cosa che va contato a terra. Così fa. Io delibero così, da oggi vado a bere il caffè, ve lo dico. Pippo, allora parliamone, cosa ti devo dire? È il protocollo di intesa per la regione. Ogni giorno che passa si paga più di fermo cantiere. Iniziamo a fare delibere che ci impegnano senza copertura, senza l'impegno. La solita voglia per 6 mesi, uno fa. Quante le devo, io non so. Andiamo così. Questa la voto. Le prossime venite a parlarmene prima, perché sono delibere complicatissime. Ti ho detto che la voto, di più cosa ti devo dire? Però no, io non credo che te ne dobbiamo venire a parlare prima. Penso, parlarmene prima, no, adesso di penso che dobbiamo avere un quadro finanziario che tutti cerchiamo di definire sicuramente per il cambio di giorno, e poi ci sta lì dentro, nei suoi budget ci sta, no? Perché se no diventi, lo fai. Cioè, io ti assicuro che seleziono tantissimo, no? La mia misura. Lì c'è una causa che non finisce più. Ma se non è così si blocca tutto. Mi puoi dire che la voto, però sono preoccupato perché oggi è stata fatta un'affermazione molto complicata. E non è la prima volta che arrivano comuni che ci dicono che loro sono andati avanti. Addirittura stiamo facendo una gara senza copertura regionale. Allora, questa roba qua è, pesantemente irregolare. Ma non è così. No, no, noi abbiamo fatto per il fatto una delibera di conferma di finanziamento, ma nel momento che l'abbiamo fatta non abbiamo raccontato storie. C'era un livello di disponibilità del FAS che era più alto, tipo. Dove siamo pure a studiare, quello che diciamo sì. Però era... Sì, ma dire che tutta la dinamica dei FAS lingua è diversa da quella lombarda, è molto attenta, no? Tant'è che non è che dobbiamo restituire comunque adesso. Anzi, un po' di FAS, poi se non si rendi conto, veramente non sono la pazienza. Perché la verità vera è che a parte i problemi vitali c'è anche il riparo di contare, io non so più. Possiamo dare lì un incarico per 2 settimane in cui dici tra venerdì, dici
chi è la colpa. Cioè, io non posso mica fare un dichiarazione. Cioè, chi si occupa del FAS dice che a parte per me cambiamo, poi noi anticontiamo e noi non becchiamo. Infatti la settimana di lavoro su questo, ok, c'è anche l'organizzatore, certo, non io sono assegnati i miei un po' di innovazione, ma se uno per uno fare. Dai. Dell'assessore Puccinelli, interventi di mitigazione del rischio idraulico Fiumentella, proponente provincia di Genova, direzione 4, parere positivo di compatibilità ambientale. L'assessore Puccinelli, decreto legislativo 152, rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, risolto in procedura semplificata in comune di Carasco, proponente azione materiale. Se non facciamo questa la fondazione. Ma come non prendiamo neanche quelli, cioè, un disastro, neanche quelli vecchi, neanche quelli vecchi. Comunque datevi da raccontare bene, no, quello che volevo dire io è che in assenza del quadro generale, quello che hai detto tu, ti assicuro che c'è un'attenzione, questo è molto sottile. Tagliamo. Sono alcune partite tipo del produttore, tipo queste, che sono qua un disastro. Se non fai questo, la fondazione ti dà i suoi. Se non ti dà i suoi, il buco diventa un doppio. Sono 6 mesi che non lo so anche prima. Sono giunta, non dico di io, non si passa il tempo. Andiamo avanti, dai. Assessore Rossetti, designazione dell'ASL, quale organismo intermedio, approvazione dello schema di accordo. Proprio per la gestione del porto a sé 2020 ha in qualità di organismo intermedio. Poi del settore Rossetti, istituzione del comitato di sorveglianza del programma operativo regione Liguria, fondo sociale europeo 2014-2020. Poi dell'assessore Rossetti, legge regionale 3 del 2014, atto di indirizzo e fine rilascio dell'autorizzazione per la riapertura del museo minerario di Gambardo del Parco regionale dell'Abito. Ce la facciamo? Allora, queste sono delle linee di indirizzo e stiamo correndo, abbiamo problemi di tutti i tipi, ma io conto di farcela, insomma, comunque di arrivare al momento del risultato. E poi dell'assessore Rossetti abbiamo la richiesta di fare il revisore della variazione di bilancio, un argomento, e poi un argomento del presidente Are Terre di Moria. Che cosa? Are d'argomento, are le aree interne. Ho firmato. Abbiamo finito? Certo. Chi l'ha visto l'argomento di aree interne? Facciamo la parte di ce l'ha dato. Sì, quindi è una garanzia. Vabbè, cazzo, dice lui, c'è una garanzia. Io non l'ho visto. Non deve neanche firmare. Allora, compagni, non ti dà... Un attimo.